La Camera è al lavoro da oggi pomeriggio per la conversione in legge del decreto rimpatri che scade il 22 agosto. Con questo provvedimento il Governo recepisce due direttive europee, quella del 2004 e quella del 2008, rispettivamente sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e sul rimpatrio degli immigrati clandestini. Ancora un rinvio in giunta delle autorizzazioni sul caso del deputato del PDL Alfonso Papa, indagato dalla Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulla P4. Il voto in giunta sull'autorizzazione al suo arresto è previsto per domani, la discussione in aula invece è stata fissata per mercoledì prossimo. Il primo motivo alla base delle missioni internazionali è che la nostra presenza contribuisce alla nostra sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini, in audizione davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Assieme a lui anche il titolare della difesa, Ignazio La Russa, che ha annunciato che nel secondo semestre i militari italiani impegnati nelle missioni all'estero passeranno da 9.250 a circa 7.000 unità. Il problema dei giornalisti freelance precari è reale e concreto. A riconoscerlo il sottosegretario con delega per l'editoria Paolo Bonaiuti, oggi in audizione in Commissione Cultura alla Camera. Il sottosegretario è stato ascoltato sui giusti compensi per i collaboratori delle testate e sulla riforma della professione giornalistica, che proprio oggi ha ottenuto dall'Aula la sede legislativa. La Commissione Cultura quindi la esaminerà e approverà senza il passaggio in Assemblea.